Dal 7 al 12 ottobre, dalle 8 alle 13, i cittadini di Siculiana, nell'ambito del bilancio partecipativo, potranno scegliere quali progetti finanziare. Ciascun cittadino dai 16 anni in su potrà quindi esprimere una sola preferenza, indicando con una croce il progetto che si intende finanziare. Il Mete, sin dalla sua fondazione, si è sempre retto grazie al sostegno dei cittadini e, nonostante le difficoltà economiche, siamo sempre attivi programmando iniziative culturali come convegni, eventi, mostre, spettacoli, proponendo anche progetti di ampio respiro. Uno di questi è appunto quello dell'archivio biblioteca. Quest'ultimo progetto intende soddisfare la necessità di rendere fruibile e gratuita la cultura, soprattutto per le nuove generazioni, gli alunni delle scuole, ma anche gli anziani, gli studenti, gli studiosi delle università. L'idea progettuale è quindi quella di realizzare un archivio e biblioteca presso il Mete in modo da rendere la cultura accessibile e gratuita, perseguendo così finalità di promozione culturale e di coesione sociale. L'associazione ALT, che gestisce il Mete, ha infatti raccolto e continua a raccogliere donazioni provenienti da tutta Italia, di libri storici, giornali, fotografie e documenti d'epoca di interesse sia locale che nazionale. Ad oggi si stima la disponibilità di oltre 1500 tra libri storici e giornali d'epoca e un enorme archivio audio-video-fotografico. Risulta pertanto necessario realizzare un inventario di tutto il patrimonio culturale disponibile presso il museo, rendendolo fruibile in maniera gratuita a tutti i cittadini, alle scuole e alle università. Pertanto l'appello è quello di sostenere il progetto del Mete affinché si realizzi a Siculiana un presidio culturale dove il Mete rappresenta appunto la casa di ogni cittadino, con la consapevolezza che appunto finanziare la cultura è un dovere di ogni comunità e che la cultura non può mai essere oggetto di elemosina politica.